Siamo nel break del corso ITS qui a Villaletta. Abbiamo due corsisti ai quali chiediamo, partendo da Valentina. Valentina, come sei pervenuta alla realizzazione di questo corso? Allora, sono pervenuta alla scoperta di questo corso tramite una mia amica, poiché lei ha preso parte a un corso in un ambiente diverso qualche anno fa. E quindi, siccome non sapevo bene cosa fare, ho deciso di Tu che tentare questa diploma strada. hai, Valentina? Che Perito chimico biologico a Levi di Bollate. bello, quindi sei anche del settore. Come ti stai trovando, visto che, diciamolo pure, la maggior parte dei ragazzi sono maschietti? Beh, è molto interessante, si crea una competizione molto sana, secondo me, tra noi ragazze e loro. Però no, è un ambiente molto stimolante. Perfetto, sei coccolata Sì, indirettamente. sì, sì, Benissimo. Alberto, tu coccoli Valentina e non solo? Bene, Alberto, per quanto riguarda il corso, come ti stai trovando? È più pesante rispetto al corso ordinario che avevi al liceo? Tu hai fatto il liceo, Sì, io ho giusto? fatto il liceo, beh, è sicuramente un livello superiore, ecco, chiaramente. E mi sto trovando molto bene, i professori sono tutti molto qualificati, abbiamo anche la fortuna di avere qualche lezione con il personale delle aziende, anzi, cioè, non qualche lezione, molte lezioni con il personale delle aziende con cui ci troviamo molto bene per ora e sono tutti molto, molto gentili, molto accondiscendenti, anche perché naturalmente abbiamo un sacco di domande a cui rispondono in maniera molto approfondita e riescono a farci conoscere meglio la realtà del mondo lavorativo. Le attese occupazionali, cosa ti aspetti da questo corso? Ma le attese occupazionali sono chiaramente alte, nel senso che chiaramente io mi aspetto di iniziare a lavorare, poi naturalmente fare carriera, però quello lì sta al singolo individuo, nel senso io mi aspetto di fare carriera perché io ho questa aspirazione. Perfetto. Valentina, in chiusura, le tue attese? Ma posso concordare tranquillamente con Alberto, nel senso che ovviamente l'aspettativa è quella di trovare un lavoro soddisfacente in qualunque sia l'ambito e l'azienda. E poi, come diceva lui, poi la carriera è qualcosa che viene in base all'aspirazione del singolo, e anch'io sinceramente ho quell'aspirazione. Benissimo, noi vi ringraziamo, buon lavoro e complimenti per la scelta. Grazie. Grazie.